Penso che la questione dell'utero in affitto ci interroga con forza e prima di tutto sullo statuto di figlio, perché se padre e madre sono semplicemente acquirenti o addirittura non esistono più, come vorrebbe l'ideologia di genere, sostituendo genitore 1, genitore 2, dovremmo chiederci che cosa resta alla fine del figlio. O che cosa subentra al posto del figlio. Dovremmo interrogarci che significato ha questa parola, prima di tutto dal punto di vista giuridico, poi da quello simbolico, antropologico, etico, sociale, eccetera, eccetera. D'altronde, nel ragionamento di una madre che per sentirsi tale, per realizzare il suo desiderio di maternità, paga l'utero di un'altra donna, la gestazione compiuta da un'altra donna, secondo l'ideologia gender, non ha alcuna importanza. È il diritto del figlio che dovrebbe prevalere. Questo diritto assurdo, che non è mai esistito dall'antichità ad oggi, è veramente un figlio appunto, della biotecnologia. Per cui, dal punto di vista sociale e mediatico, quella donna che cerca e vuole assolutamente un figlio, viene trasformata in una sorta di vittima di colei che chiede ed esige il diritto alla maternità come se fosse appunto partecipe di questa ipertrofia dei diritti che contraddistingue la nostra epoca. Il punto è che la vera vittima è quel figlio comprato, quel figlio divorato dall'incidenza delle biotecnologie e destinato ad essere divorato anche in futuro da una madre che si qualificherebbe proprio per avere coronato l'ossessione di ottenere ciò che voleva per se stessa, innanzitutto. Potremmo dire anche vittima quella madre sconosciuta di paesi stranieri che vivono facendosi impiantare l'ovulo fecondato. Se questo aspetto venisse normalizzato, otterremo un mercato degli uteri in affitto. Otterremo come ogni mercato sappiamo, delle paesi o delle regioni in cui è più economico acquistare un utero in affitto e sarebbe un vero e proprio mercato. Ecco, io penso che l'utero in affitto è una forma di prostituzione. Nella prostituzione si compra l'atto sessuale, qui si compra un bambino, si compra un neonato. Dal punto di vista analitico, psicanalitico, dunque più dal punto di vista che lega questa fantasia alla logica dell'inconscio, direi che è frequente che una donna in gravidanza, una donna cioè che vuole diventare madre, sia pervasa dalla fantasia, dal fantasma di rubare, di strappare un figlio a un'altra donna, come se in questo caso dell'utero in affitto questa fantasia fosse possibile che sia realizzata dalla biotecnologia. E realizzasse dunque una realtà fantasmatica. Così, per esempio, si finirebbe per rubare, dietro pagamento, dietro compenso, il figlio di qualcun altro, come se questo oggetto, il figlio, potesse in qualche modo supplire, risarcire quella mancanza ontologica della condizione di madre. Qui, evidentemente, siamo nella logica del fantasma. Il rischio e i rischi di tutto ciò mi sembrano evidenti perché minacciano proprio lo statuto sessuale della donna, della madre, del figlio e evidentemente anche del padre.